Questo programma è presentato da Buona mattinata cari telespettatori e benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa in digitale. Andiamo a dare uno sguardo ai nostri principali titoli, titoli dei quotidiani calabresi ma anche i titoli del nostro sito internet, e si comincia questa mattina col nostro portale, come in genere facciamo, aperte le iscrizioni online per l'anno scolastico 2024-2025, tante innovazioni e quindi tante opportunità per i nostri giovani per le iscrizioni. Andiamo ancora avanti, i principali titoli sul nostro portale: Gioia Tauro, un pedone investito, traffico nel caos, bloccato anche lo svincolo della 2. Il ricordo del 100 annegati a Cutrola, Boldrini invita a una commemorazione. E qui all'interno ci sarà l'articolo con tutti i dettagli. Incremento di 60 militari per le strade sicure in Calabria, l'impegno del governo, lo ribadisce il sottosegretario all'interno, Wanda Ferro. E poi una notte di fretta, una bimba nasce in auto prima di arrivare in ospedale. Lasciamo il nostro portale, non prima di avervi messo in evidenza alcuni dei servizi che ieri abbiamo trasmesso, che sono sulla nostra destra. Vedete Catanzaro, ha presentato all'alba il documentario Abba e l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, e poi giornata di ecumenismo a Bivongi, sulla cronaca il parroco Piccato a Barapoggio, identificati gli aggressori Locri e il soccorso garantito anche di notte. Possiamo lasciare il nostro portale passando sui due principali quotidiani calabresi. Incominciamo con Gazzetta del Sud, che già abbiamo in primo piano, e qui sul titolo principale: Lega contro il sindaco metropolitano di Reggio, troppe spese. Saccomanno, dice Falcomatà, ha uno staff di 31 persone che costano 831.000 euro, e a Reggio diventa rovente anche la polemica tra PD e Forza Italia sulla Gallico Gambarie. Ancora il nuovo modello della scuola superiore, 24 gli istituti aderenti, riflettori, qui lo dobbiamo dire, pure sul MES, sulla manovra. L'Unione Europea critica Roma, rimette in linea i conti pubblici. Autonomia differenziata, dalla Calabria il no della UIL e dei vescovi. E poi Reggio, ex fiera, 500 giorni per ultimare i lavori partiti, già in ritardo il cantiere è nell'occhio del ciclone. Da Reggio a Roma, affrancamento delle 'ndrine, liberi di scegliere, verrà presentato lunedì alla commissione antimafia e candidato a diventare legge nazionale. Ancora ci spostiamo all'interno del quotidiano della Gazzetta del Sud. Calabria, produzione industriale in declino da 15 anni, ZES, le prospettive restano un'incognita. Ancora Reggio, fucilate contro i cani del vicino che abbaiano, è stato denunciato un 64enne. Vedete, in Calabria sempre sulla scuola, tecnici e professionali, Calabria leader del 4+2. Ancora a Varapodio, Monsignor Alberti domani celebrerà la messa per Don Giuseppe Rigoli, confermata la denuncia dei due cugini aggressori del sacerdote, la dinamica svelata dalle telecamere, processo Caleos, due condanne e due assoluzioni.
al centro pagina, anzi in basso, missione di pace a Gaza, l'Italia c'è, apertura di italiani alla fine della guerra, pronti ad inviare i nostri militari con le Nazioni Unite. La rabbia degli sfollati di Rafah, basta combattimenti, Hamas, ora liberi gli ostaggi. Ai confini con la Russia, i paesi baltici restano a barriere difensive, depositi di controllo colpiti da Kiev. I media non informato, dicono, neppure l'allerta alla salute ravvicina i Windsor, il duca ribelle Harry. Locride, il processo, l'abbiamo visto prima, Coleos, due condanne e due assoluzioni. Ancora lato a sinistra, orrore a Pistoia, un 57enne picchiato e bruciato vivo per l'eredità, arrestato il cognato. Pensate un po' quello che ancora c'è da vedere. Report è la satira nel mirino di Fratelli d'Italia, Schlein, Meloni ha superato Berlusconi e l'editto bulgaro. San Giuliano contro la Raffaele avrebbe richiesto un intervento per l'imitazione della Venezia. Vedete, è qui il programma Report di Rai 3. Napoli per l'affare Osimhen. De Laurentiis rischia il processo, falso in bilancio, il presidente è indagato. E per la Supercoppa, Rai dell'Inter è troppo forte per Lazio, 3-0 finale con i partenopei. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud, andiamo direttamente sul Quotidiano del Sud, che già vedete inquadrato, vedete in alto, strage di migranti, la rete 26 febbraio annuncia una manifestazione a Cutro, Laura Boldini invita alla mobilitazione, ritroviamoci lì per l'anniversario del naufragio. E poi in basso, anzi al centro pagina, da Tarsia si può passare, i sindaci ora rilanciano, mobilitazione permanente per amministratori da Cosenza allo Ionio fino al Pollino, ma resta il rebus dei fondi che sarebbero quasi finiti, non bastano per arrivare a Praia. Il caso del preside schiaffeggiato, parlano gli esperti, scuola e famiglia, dialogo in crisi. E poi Unical, esemplare, parola di Gottlob, ancora qui l'editoriale di quanto è stato ieri lanciato su multipiattaforma la notizia del professore che dice Cosenza è il miglior posto per studiare l'intelligenza artificiale. La collina dei morti è la triste vicenda del retroporto di Gioia Tauro, reportage dal mai nato polo industriale. E qui Michele Albanese. Ancora in basso, i sindaci ora li lanciano, abbiamo visto, da Tarsia si può passare, è il titolo che rimane principale su tutta il giornale. Il centenario Saverio Strati è il racconto critico del Sud, una narrazione franca e senza sconti. Dalle province, Catanzaro. Il grande Catanzaro, il progetto piace agli esperti di Italia. E poi Reggio, Fratelli d'Italia attacca Falcomatà, dopo lo spot al cantiere il PD lo difende. E poi Vibo, depositi costieri sotto osservazione sul corretto funzionamento. Crotone, confronto e idee sulla riqualificazione di Piazza Pitagora. Oltre le pagine, l'età che avanza si inganna con la capacità di vedere bellezza. Torniamo a Varapodio, il parroco aggredito, denunciati due cugini. E poi a Siderno, autonomia, la sindaca invoca Mattarella. Lo stand, sapori di Calabria, il bergotto di Spina Santa approda a Las Vegas. E questa è una bella notizia per i produttori del nostro territorio. Lasciamo la pagina del quotidiano, andiamo a leggere direttamente ora all'interno, Gazzetta del Sud, la apriamo, la sfogliamo al proprio interno, partiamo con le prime pagine e qui parte proprio Fratelli d'Italia contro Report, vedete in primo piano è satira, tra bavagli e alzata di scude, usano testimoni inattendibili, Ranucci è falso, i servizi sulla Russia e sul padre del Presidente del Consiglio. Ecco il coautore e il conduttore di Report. E poi PD in ritiro a Gubbio, il cantiere, andiamo meglio nei dettagli,
il cantiere dell'alternativa, priorità legislative e un affondo, no armi a Israele, la due giorni programmatica con tutti i parlamentari, quelli della Schlein, non sciolta la riserva sulla candidatura alle europee, quindi non si sa se la Schlein ha deciso di candidarsi oppure no. Continuiamo con questa pagina. Meloni conferma: Conte non era legittimato. Istruttoria conclusa, la decisione è attesa il 9 febbraio. Vedete, l'assenso al fondo salva stati e lo scontro tra il Premier e la leader 5 Stelle sfociano nel giurì d'onore. Ancora le motivazioni della condanna, gli illeciti di Comi, Forza Italia, ancora eurodeputata. Tutto il percorso è stato connotato da consapevole violazione delle norme. In basso, e qui vedete Miranda con il vicepresidente, parliamo dei deragliamenti del CSM, l'onda lunga dei veleni, il caso Palamara e non solo, le dichiarazioni di Pinelli continuano a suscitare reazioni. In basso vedete ancora, c'è il sottotitolo: Miranda con il vicepresidente ma isolato, i togati di magistratura indipendente ricorda solo i momenti duri. E qui vedete Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Lasciamo anche questa pagina di Gazzetta del Sud. Dombrovskis striglia Roma sul bilancio, ma nulla di nuovo rispetto a novembre. Forza Italia insiste su Bardi, Fratelli d'Italia per il civico, la Lega scalpita. E ancora, vedete, sciolto il nodo Sardegna, il rebus però in Basilicata. Clima, salute e crisi alimentari, il ruolo dell'intelligenza artificiale. In ginocchio l'indotto ex Silva, crediti per 120 milioni, ulteriore proroga del super bonus e prestiti bipartisan, vedete, e pressing bipartisan, gli spiragli. Andiamo ancora avanti. Hai avvelenato per mesi mia sorella e mio nipote, vedete lo sdegno della famiglia di Giulia contro Alessandro, che è accusato di averla uccisa. Pestato con la spranga e bruciato vivo, indagini alla svolta, arrestato il cognato, intercettato in auto, avrebbe raccontato il delitto parlando da solo. La tempesta di piombo, un raid della Camorra, ed ancora incidente sul Garda, nessuno sconto di pena. Condanna confermata per i due turisti tedeschi. Tajani apre all'invio di caschi blu italiani nella striscia dopo la fine delle ostilità, una task force difensiva nel Mar Rosso, l'Unione Europea delinea l'operazione. E poi ancora Trump alla Corte Suprema, se mi esclude sarà caos. Lettonia, Estonia e Lituania preparano le barriere difensive ai confini con la Russia. E poi neanche l'allarme salute ricompatta i Windsor. Walter Biot condannato a 20 anni, era l'ufficiale della Marina, spia dei russi. E poi la parte anche artistica, programmi TV e cultura e spettacoli. E qui lo sport, vedete il caso Osimhen, De Laurentiis a rischio processo, e poi Catanzaro, troverai un'altra Feralpi. Ancora andiamo avanti. Cosenza con orgoglio contro Venezia, mentre la regina cerca di rinforzarsi in mediana. Andiamo nelle pagine Calabria, autonomia, tutti i dubbi della UIL, il paese sarà spaccato in due. Biondo, non è il momento di guardare l'appartenenza politica, i parlamentari devono frenare questo progetto anticostituzionale, dice Sandro Biondo, ormai anche con questo ruolo importante di segretario aggiunto nazionale. Calabria strategica per il Mediterraneo, lezione geopolitica di Casini a Lamezia. E poi il vescovo Savino, diventeremo più poveri. Gestione risorse umane, Maiora
ottiene il top, le certificazioni per le aziende della GDO. Ancora in Calabria, produzione industriale, una caduta lunga 15 anni, dal 2007 al 2022, persi 1,2 miliardi di euro. Il piano di Becker Hughes, vedete, nel porto di Corigliano, e poi scuola, la Calabria svetta nel 4+2. Di che si tratta? Unica regione ad aver sottoscritto un accordo con l'USR e gli Atenei per il riconoscimento dei crediti. Princi, colta l'opportunità di formazione contestuale ai profili occupazionali richiesti. E poi il pannello Vallaturi tra gli apripista, ecco come sarà. Ci spostiamo ancora all'interno delle pagine della Gazzetta del Sud. Boom di iscrizioni, più 27% i primi dati diffusi dal Ministero. E poi la UIL, contratto impossibile. E poi l'Agaga deve unire e non dividere, sarebbe la Garlico Gambarie, idem e Purile, che chi rivendica primogeniture ci si interroga invece sui ritardi. Su questo hanno perfettamente ragione. Il centrodestra ha voluto e finanziato l'intera opera, Candeloro in Balzano lo racconta. Il sindaco cerca di distrarre i reggini, gruppo di Forza Italia, mentre duro documento, pure la vallata del Gallico insorge contro Falcomatà. E poi Falcomatà ha uno staff di 31 persone che costa 831 mila euro. E di questo viene, tra virgolette, messo alla gogna in una lettera inviata dal leghista, che è il commissario anche regionale Giacomo Saccomanno. È un dato preoccupante, visto che Reggio è una delle città più povere d'Italia. Così dunque il commissario regionale della Lega attacca il primo cittadino di Reggio Calabria anche sull'autonomia differenziata. Parole, dice, scriteriate. E qui vedete l'attacco frontale anche sullo staff di 31 persone. Vertice programmatico tra il comune RFI SPA. L'obiettivo è armonizzare le opere programmate dall'amministrazione. L'incontro a Palazzo San Giorgio. E poi sviluppo economico e sociale. L'appello della UIL al sindaco. L'organizzazione al primo cittadino, avviare un confronto sulle questioni che interessano il territorio della città metropolitana. La richiesta è emersa nella riunione della segreteria della Camera Sindacale Territoriale, tavolo permanente contro la crisi. Ancora più in basso. La provincia, ancora su questo stesso pezzo, la provincia di Reggio è stata dimenticata da questo governo più antimeridionale della storia d'Italia. Ancora qui ovviamente ci si rimpalla. L'ex fiera, il sindaco prova la prova dei fatti. Dovrebbero servire 500 giorni per la conclusione dei lavori, già a partire in ritardo. La città è piena di cantieri che hanno già sforato i tempi di cronoprogramma. E per Parco da Spromonte la UIL porta il tribunale l'ente. Ancora liberi di scegliere, 5 anni in crescendo. Il programma ideato dal giudice Di Bella, sempre più candidato a diventare legge nazionale. Complimenti. E poi l'arcivescovo Morrone annuncia la vista pastorale nelle parrocchie. Arriva in città la mostra di Livatino su Livatino, poi il premio Aquilotto d'Oro a Francesco Cuzzola. Dateci i soldi o lo sgozziamo, minacciato il bimbo di 6 mesi. E qui vedete la vittima, mi hanno preso dai capelli, tutto pieno di sangue, e mi hanno buttato sul letto e hanno detto a mia figlia, lo ammazziamo. Le nuove generazioni scendono in campo a tutela della natura. Ancora colpi di fucile contro i cani che abbaiano troppo. Spostiamoci sulla Tirrenica. Ponte, far conoscere il progetto nel centro direzionale a Villa San Giovanni. Un'auto contro il muro di cinta della SP2 a Sant'Eufemia.
Pistolesi, in quel tratto è attivo il controllo della velocità. Guardate, facciamo vedere la foto perché veramente la dice lunga su come è stato l'impatto. Guardate in che condizioni si è ridotta l'automobile. Quindi, e poi a cinque fronti proseguono i lavori sulla rigenerazione urbana, mentre ancora un'altra notizia breve che arriva sempre dalla piana di Gioia Tauro, da Bagnara, concorso sui diritti umani, premiata la Foscolo. Più a destra, Villa San Giovanni, l'Avis apre le porte al servizio civile, uno dei 77 posti disponibili per i volontari in Calabria, riguarda la sede villese. Ancora la notte dei pupazzi in biblioteca a Campo Calabro, mentre a Fiumara anticorruzione e trasparenza il comune consulta i cittadini. Continuiamo sulla Tirrenica, l'aggressione a Don Rigoli svelata dalle telecamere, quindi tutti i dettagli, insomma c'è poco da immaginare, le telecamere hanno ripreso tutto, la lite sulla stretta di mano per le condoglianze, Varapoglio, due cugini denunciati dai carabinieri. La notizia era traballata nella giornata di giovedì scorso, ieri l'ufficialità da parte dei carabinieri che hanno denunciato per aggressione Don Giovanni Rigoli, due cugini residenti a Varapoglio e Taurianova. I carabinieri della Compagnia di Taurianova sono riusciti a ricostruire quanto avvenuto nella chiesa di Santo Stefano nella serata del 15 gennaio, quando il sacerdote, al termine di una messa di suffragio per una emigrante da poco venuta a mancare in Australia, sarebbe stato aggredito da alcuni parenti di quest'ultima, riluttanti a sottostare ad alcune disposizioni parrocchiali circa la liturgia. Insomma, era la stretta di mano che veniva contestata, e qui Don Giuseppe Rigoli aggredito al termine della funzione e mandato in ospedale. E poi Oppido Mamertina, lunedì l'inaugurazione del polivalente coperto, finanziato dal Ministero dell'Interno con il PON Sicurezza Io Gioco Legale. Lasciamo anche questo articolo che arriva da Oppido. A Taurianova, Presti Leo nell'organo provinciale di Fratelli d'Italia, mentre a Oppido ancora, vedete in alto, andiamo perché questa ci era sfuggita, ganasce illegittime sull'auto del disabile, la Corte d'Appello Regina ha condannato l'Agenzia delle Entrate. Andiamo in basso, a Palmi incostituzionale con il console del Marocco, mentre domani mattina il Vescovo Albert celebrerà una messa di solidarietà a Varapoglio per Don Rigoli. E poi ho più ancora lunedì l'apertura del polivalente coperto. A Rosarno una maggioranza troppo, anzi azzurra, il nodo con Rossi, Pronesti e Brilli. Vediamolo in foto, l'ex sindaco Ida si smarca, nessuno dei consiglieri è vicino a me. Però tutta la giunta era, vedete, con Arruzzolo e l'attuale sindaco insieme al presidente, perché vedete la regione, e Tajani, tutti insieme. C'è anche ovviamente il sindaco Cutri. L'Irosi autoservizi, sindacati molto preoccupati a Gioia Tauro, la Cina tra le Alpi e il Mezzogiorno, il progetto didattico al Piria di Rosarno. E poi tra Gioia Tauro e Palmi l'autovelox killer è anche un po' fiscale. Perché vediamo, andiamo a capire che cosa è successo. I cittadini lamentano multe salate per il superamento del limite anche di 2-3 km, quindi dice proprio al limite, insomma poteva essere tarato diversamente, troppo fiscale fare le multe per 2-3 km in più. In effetti, se il margine già del 5% previsto si supera anche per 2-3 km, vuol dire che è stato impostato in maniera rigida. Accordo con il Tribunale per la messa in prova a Polistena, approvato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, il Comune ha dato la propria disponibilità per l'esecuzione esterna. Una clausola esclude imputati e condannati per reati di mafia, corruzione contro la persona o contro ovviamente il Comune. Andiamo avanti su queste pagine, ci spostiamo ora sempre sulla piana di Gioia Tauro. Spostiamo sulla Ionica, minoranza linguistica non valorizzata nell'area grecanica secondo
quanto viene detto da Ventura, c'è scarsa consapevolezza da parte degli enti locali. Francesco Ventura, lo ricordiamo, è uno studioso della minoranza linguistica greco-calabra. La strategia nazionale per le aree interne in queste condizioni, dicono, non funziona. Rimaniamo sulla Ionica, Bovalino, uno non c'è, l'altro è in proroga, garanti da rinnovare per disabilità e infanzia, crea dell'ADDA sulla scelta per i diversamente abili che sia davvero super partes, si dice. Processo ordinario Coles, assolti Gligola e Mammoliti, cadute la prescrizione e le accuse a Domenico Pelle, condannati l'oppidese Ferrinda 11 anni e il siciliano Russo a 8 anni. E poi vedete, si è concluso con due condanne, due assoluzioni e una prescrizione, il filone in ordinario del processo nata dall'indagine denominata Coleos. Qui ci spostiamo a questo punto in basso pagina, vedete, e andiamo a Bova Marina, il bando per i contributi alle attività commerciali che è possibile effettuarlo fino al 17 febbraio. Ancora finalmente la videosorveglianza a Palizzi, questo è un titolo di esultazione, l'amministrazione ha fissato 100.000 euro di stanziamento, un provvedimento quanto mai opportuno, unica arma valida contro chi deturpa l'ambiente. E qui vedete una foto che la dice lunga sulla situazione di degrado in alcune località dove si è deciso proprio di piazzare l'occhio bionico. A Bova una perizia per progettare la messa in sicurezza. Continuiamo sempre con le notizie brevi. Ad Ardore, gente in Aspromonte tra castello e frazioni. Lasciamo anche questa pagina, continuiamo a sfogliare Gazzetta del Sud, il formaggio della capra da Aspromonte, eccellenza da far conoscere al mondo. Macri dice, ma servono regole di riconoscibilità valide per tutti, il presidente di Terre, i Gall Terre Locride. E qui vedete un gregge al pascolo, specialisti allevatori al lavoro con il Gall Terre Locride su un disciplinare di produzione. Il Gall che in questo periodo sta lavorando molto a tanti progetti. Dopo l'elicottero di notte tocca alle ambulanze, passi avanti per i servizi d'emergenza, si attende anche di conoscere il numero dei mezzi destinati all'ospedale. Quindi emergenza anche legata al 118, ma lo avevamo già annunciato qualche mese fa, tutte le novità alla presenza del dirigente Domenico Minniti del 118, che ha spiegato. E qui però c'è la foto di Mammoliti, che è presidente del Tribunale dei diritti del malato e del cittadino. Il no alle discriminazioni spiegato agli scolari Locri dalla piccola opera Papa Giovanni al De Amicis Maresca, grazie al sostegno della fondazione 1, una, nessuna e 100.000. Ancora nella Locride, il bando pubblicato a Locri nell'ambito territoriale, tre scadenze per l'anno in corso, servizi assistenziali, le istruzioni per ottenerli. L'istanza di presa in carico deve essere redatta sul modulo scaricabile dai siti dei comuni. In caso di carenza di fondi disponibili, priorità di accesso è destinata a soggetti aventi ISE minore. E poi il no delle discriminazioni spiegato agli scolari a Locri con la piccola opera Papa Giovanni, che qui vedete in foto la scuola. E poi a Carlo, andiamo nei dettagli, consiglio comunale ai minimi termini, esattamente la metà più uno consentita per legge, ma non potranno esserci più surroghe. Nel piccolo centro l'amministrazione monocolore occupa solo 7 scrani. E qui vedete, alle elezioni del 2019 l'unica lista in campo superò di poco il quorum, i votanti furono 383 sui 716 aventi diritto. E qui il sindaco Rosario La Rosa, primo cittadino ormai in scadenza. Andiamo avanti, siamo nell'ultima pagina, le regioni pregano insieme, le religioni pregano insieme, non si fanno la guerra. E qui un bell'incontro delle chiese cristiane, il pastore in peritura, Don Enzo
Chiodo, Monsignor Oliva e padre Giovanni e padre Nilo. Ancora li vedete in foto ieri, un servizio del nostro Ugo Franco che anche in Gazzetta ha voluto mettere nero su bianco su questa importante settimana per l'Unione dei Cristiani, fatta coincidere con la visita pastorale del Vescovo Monsignor Oliva. Il messaggio che ne è venuto fuori: abbiamo bisogno non di conflitti ma di dialogo tra i popoli. Quindi una settimana per l'Unione dei Cristiani che ha coinciso con la visita pastorale del Vescovo a Bivongi. La sindaca sull'autonomia differenziata: presidente, non firmi questa barbarie, dice la Fragomeni, è la pietra tombale di ogni progetto per il rilancio del Sud. L'appello a Mattarella come dirigente nazionale del Partito Democratico. E poi Colonia, le farfalle non volano nei lager, un pugno allo stomaco per spiegare la Shoah, giornata della memoria, riflessione profonda sulle cause sociali che hanno reso possibile l'olocausto nazista. Andiamo in basso e Dardone parte una petizione online, vediamo di che si tratta, lanciata contro il disegno di legge Calderoli dall'ex consigliere Marco Politano. E qui il progetto della Lega è solo quello di assicurare maggiori risorse alle regioni del nord, quindi il giovane Politano fa un appello vero e proprio sulla vicenda. Via alla messa in sicurezza, Agnana Calabria, dei lavori in appalto della strada per Mammola. Da lontano 2016 il comune di Agnana aspettava interventi di mitigazione del rischio dei caduta massi e di piccoli versanti. È ancora vivo infatti il ricordo delle alluvioni del 20 ottobre e del 2 novembre del 2015. Spostiamoci ancora su un focus, immaginiamo l'ITIS Marconi di Siderno proiettato nel futuro digitale, una scuola concepita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E qui vedete il Marconi che mostra quanto ha da offrire agli studenti, una scuola concepita diversamente, un progetto dell'istituto proteso al costante miglioramento. La lingua, l'aula linguistica, dice la foto, mondo è il telescopio di scienze astronomiche. Ci spostiamo sempre su questa pagina, esempi di innovazione didattica, dicevamo, e poi l'inaugurazione dell'aula Agorà Ipazia, il pensiero filosofico facilita la connessione con tutte le discipline. Ospite d'onore l'autore di saggi Massimo Iritano, vedete il taglio del nastro. Continuiamo in basso e andiamo direttamente a quest'altro servizio: dialogo e interazione con il territorio nei progetti di valore sociale. E ancora a taglio del nastro per il laboratorio EduGreen, luogo di formazione in chiave di transizione ecologica dell'educazione ambiente utile per i professionisti. Qui riguarda sempre il Marcone, la preside Fieschè, installiamo nei ragazzi l'importanza del principio del verde sostenibile, qui il laboratorio verde. Lasciamo questa inaugurazione che era avvenuta con la Princi, vicepresidente della giunta regionale. Il meteo, vedete, cielo nuvoloso, un leggero rischio pioggia c'è, almeno nella parte alta della Calabria così viene previsto, mentre la parte meridionale della nostra regione nuvoloso o il sole che farà capolino nella parte proprio ionica. Lasciamo la Gazzetta del Sud, andiamo sul Quotidiano del Sud, vedete Tarsia si può passare, da Tarsia si può passare, i sindaci ora rilanciano. Andiamo nei dettagli del Quotidiano del Sud: mobilitazione permanente degli amministratori da Cosenza allo Ionio fino al Pollino, ma resta il rebus per i fondi che sarebbero quasi finiti, non bastano per arrivare a Praia, l'abbiamo visto ieri prima leggendo insieme la copertina. E poi sulla strage di migranti, della rete il 26 febbraio annuncia la manifestazione a Cutro. Ma andiamo all'interno.
conflitto in Ucraina, gli stati baltici creano una linea di difesa al confine con la Russia. L'Unione Europea affina i dettagli della missione nel Mar Rosso. Qui vedete, in Pakistan riunisce il Consiglio di sicurezza. L'IDF uccide il vice capo della propaganda della Jihad. Il caso davanti al giurì sul MES, non ho mentito, dice la Meloni, che va davanti al giurì dalla Premier, dicono fonti dell'Italia, ricostruzione incontrovertibile. E poi europee, Schlein prende tempo, la candidatura è l'ultima cosa, dice la leader del Partito Democratico. Mattarella incontra Bill Gates, tema centrale, il futuro dell'Africa. Picchiato e bruciato nel Pistoiese, fermato, il cognato avrebbe agito per impossessarsi l'eredità e risolvere i suoi problemi economici. Incredibile questa storia. Poi processo a Milano, trapper condannati, arcaici cacciatori violenti con prede. Allora, la collina dei morti a Gioia Tauro è la triste vicenda del retroposto, porto perduto. Guardate questo reportage fotografico di Michele Albanese, che ha evidenziato in condizioni in cui persiste il retroporto, le erbacce lungo i marciapiedi, in basso poi i rifiuti anche abbandonati. Quindi una storia che purtroppo si ripete con grande angoscia, diciamo così. Nuova ZES, l'allarme degli industriali, per ora più criticità che vantaggi. E poi si accende la discussione sul porto di Schiavonea all'incontro tra le comunità e Bakers Woods. Calabria, è tempo degli Stati Uniti d'Europa. La lecture di Pier Ferdinando Casini sui nuovi scenari geopolitici del paese. Il senatore, la politica estera va preservata dalla litigiosità quotidiana. E poi più fondi per i disturbi alimentari. Ancora a Cosenza, scuola e famiglia, dialogo in crisi. Andiamo avanti. Naufragio di Cutro, la rete 26 febbraio si mobilita per organizzare una manifestazione per con superstiti e parenti delle vittime. Il parroco aggredito a Varapodio, ecco le denunce. Andiamo nei dettagli, anche qui Michele Albanese scrive su questa vicenda. All'origine dell'episodio le disposizioni anti-assembramento alla messa di suffragio. I carabinieri hanno individuato i due cugini grazie a testimoni, ma anche, dobbiamo dirlo, alla oggettività della videosorveglianza, che ha descritto praticamente quanto accaduto, l'intera scena. Ancora spostiamoci in avanti, strade sicure, in Calabria arrivano 60 militari dall'esercito, un supporto alle forze di polizia nei presidi di sicurezza. E poi lettere e interventi, vedete, tra rassegnati e resistenti vince l'amore per la Calabria. Unical esemplare, parola di Gottlob. Commossa la grande Catanzaro, per Fiorita queste evidenze confermano che siamo sulla strada giusta, avanti tutta, dicono. Il progetto sostenuto da 15 comuni è stato approvato dagli esperti di Italia. E poi al Palagallo manca però sicurezza, nota del gruppo consigliare Azione, che incalza. Memorie di una bambina in un campo di prigionia. Ancora altri servizi. E poi AMC, nuove fermate a Germaneto, la soddisfazione del consigliere Buccolieri. E poi scalini colorati anche di storia per seminare curiosità e bellezza, arte. La prima seduta del 2024 riporta in aula la Catanzaro, servizi in consiglio comunale. Ancora nel Catanzarese, sotto passo ferroviario, Alecci presenta un'interrogazione a Badolato, i cittadini in attesa di risposta da 12 anni, pensate un po'. A Semiricriche, rinnovo della convenzione scaduta da 2 anni, incontro con la Edison. E poi Botricello, all'asta mezzi del comune, a Badolato, giornata nazionale del dialetto nel borgo. A Lamezia, bagni dopo 5 anni, lavori iniziati, consegnati un mese fa, dovranno concludersi a fine anno, un ex discarica. Ancora a Lamezia, torna la fiera di San Biagio, respinte dal sindaco le 2 dimissioni, ancora non irrevocabili al comune, chiaramente. Falerna, studenti universitari per il comune, approvata la convenzione triennale per l'Ateneo Milano Bicocca. E poi
Futsal, sfida cruciale a Fiano per Royal Lamezia, successo per 2 giorni del maestro Diego Salvetti. E poi ancora la Futsal, vedete, primato da difendere. Andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo. Crotone, Piazza Pitagora, 2 scuole di pensiero a confronto, il comune, pedonalizzazione, ordini e associazioni, concorso di idee, focus sulla riqualificazione svoltasi nella sala consigliare. E poi Verzinese, sorpreso al terminal bus con 4 panetti di hashish. Ancora il riconoscimento, un premio per la professionalità, cerimonia per Giusy Regalino insignita dal Rotary Club. Niente proroga di concessioni, esercenti preoccupati, parole che fanno bene grazie a Book Baby Boom. A Strongoli rifiuti, presto raccolta, straordinaria l'imminente aggiudicazione del servizio, lavoratori in via di pagamento. E poi Reggio Falcomatà, il teatro dell'assurdo, in Balzano, giù le mani dalla Gallico Gambari, parti tutto da Scopelliti. Fratelli d'Italia, anzi Forza Italia, attacca il sindaco dopo lo spot al cantiere, dice, pensi al calopinace, dicono. Ancora Reggio Cannizzaro, la ricerca di Lady Gaga, sarebbe Gaga, sarebbe la Gallico Gambarre, l'esponente del centrodestra da tempo affetto dalla sindrome di Pippo Baudo. E qui ovviamente è l'affondo del giornale contro dichiarazioni di Cannizzaro. Sbagliato ideologizzare le opere, idem sarà una vittoria di tutti sulla Gallico Gambare. Ci si interroghi sui ritardi, il ruolo del centro-sinistra, il Partito Democratico difende il sindaco e la replica e fa replica a Cannizzaro. Sant'Agata, aeroporto, sinergie, comune, RFI. Ancora Falcomatà ha costituito lo staff di 31 persone, spende quasi il doppio di quello della regione, circa 800.000 euro. Tavolo permanente di confronto, il sindacato, lo sviluppo arranca, territorio incapace di creare lavoro e qualità. E poi associazioni venatorie, fronte spaccato. A scuola, a volte il presidente della commissione di vigilanza. Sulla provincia, a Siderno, autonomia differenziata, Mattarella fermi lo scempio, lo dice Maria Teresa Fragomeni, sindaco del Partito Democratico e membro della direzione nazionale del partito. Prorogata la mostra, poi l'incanto del disegno a Locri, formaggio caprino da Spromonte, si lavora al disciplinare, 7 fasi di giudizio prima di riottenere il lavoro. E poi Varapodio, Alberti mantiene la promessa, celebrerà una messa domenicale nella cittadina dove è avvenuta l'aggressione al parroco, la vicinanza del vescovo di Oppido Palmi a Don Giovanni Rigoli. Poi la visita del console onorario del Marocco, incontra le istituzioni palmesi. A Gioia Tauro, al Severi, incontro con il Tiberio Bentivoglio. E poi Locri, graphic novel contro la violenza, il progetto dell'Istituto di Amicis Maresca. A Gioia Tauro, per me un impegno importante. Andiamo nel dettaglio, perché non leggiamo bene, vedete, Frachea eletta nel coordinamento di Fratelli d'Italia, Gioia, e qui la vediamo in fotografia, Francesca Frachea. Continuiamo, Quotidiano del Sud, ci spostiamo ancora di pagine, andiamo sul Reggio, anzi su Vibo, ambiente, dei posti costieri sotto osservazione, giustizia in affanno, il CPO solidarizza con l'ordine forense. Poi il comune ha aggiornato il piano del traffico, mentre sulla sanità intervenire, dicono al pronto soccorso. Nel forum delle associazioni rientra la denuncia sulle difficoltà del personale. Il sodalizio chiede incrementi di medicina territoriale a Vibo Marina. Ostetrica, luogo di competenza e umanità. Ostetricia, chiedo scusa, luogo di competenza e umanità in questo pezzo in basso. Ancora Saro Cassarola, vedete, resta confinato in regime di carcere duro, mentre un obbligo di dimora per Pasquale Sordo, qui è l'operazione Rinascita Scott. Poi il personaggio Macri, competenza e passione. Atti vandalici al cimitero comunale, la segnalazione, danneggiata la cappella funeraria della mia famiglia, presente denuncia presso la stazione dei carabinieri di Monterosso. E qui vedete purtroppo un atto vandalico, che è la foto che è stata presa, pensate un po', a Marta.
stellate. E qui la denuncia di Domenico Manduca. Autonomia differenziata, Tassone, la destra calpesta i principi costituzionali, a Serra, mentre a Francavillagito il riconoscimento del comune a un ex ispettore di polizia campisano. Lo sport, vedete, l'Inter raggiunge il Napoli in finale, questo è il titolo che campeggia, e poi le calabresi, Catanzaro attento al Feralpi, Cosenza basterebbe una vittoria. Las Vegas con il Bergotto, un bel riscontro, le bevande e la Spina Santa al Fancy Food, andiamo nei dettagli, lo vedete qua, qui c'è il titolare della Spina Santa, a Las Vegas, quindi un... una bella soddisfazione, la fiera più grande e importante del Nord America dedicata alle specialità alimentari e alle bevande. Quest'anno l'evento vedrà la presenza di Boa Marina dal 21 al 23 con l'eccellenza della Spina Santa. Bruno Autelitano presenterà il Bergotto e l'Amaro Caciuto, che lo ricordiamo, il Bergotto è una bevanda fresca, dissetante e digestiva, a base di succo di bergamotto, che riscuote ormai da tempo successo tra coloro che non amano gli alcolici. E poi il caciuto, prodotto interamente in Calabria ed è un amaro digestivo da fine pasto a base di alloro, finocchietto selvatico, bergamotto e liquirizia. Ecco qua la foto che dà lustro alla nostra regione. Lasciamo anche questa pagina, siamo in forte ritardo, quindi dovremmo aver chiuso. Andiamo direttamente, dopo aver visto questo flash su Saverio Strati, di cultura sul meteo. Oggi è prevista pioggia, andiamo nei dettagli, il nostro touchscreen dovrebbe caricare subito tutti i dettagli. Dicevamo, oggi è prevista pioggia su tutta la nostra regione, più ovviamente intensificata al nord, meno al sud della Calabria, ma pioggia è addirittura nella parte alta ionica anche neve. Comunque le temperature non sono troppo basse, oscillano tra 3 gradi di Cosenza, le minime, gli 11 di Reggio, ma si arriva poi a 12-17, quindi un intervallo molto ampio, diciamo che non è prettamente il freddo invernale. Domani invece il sole farà capolino, ma le temperature scenderanno, perché per esempio a Cosenza si va a meno 1, quindi se c'è neve, sì, nelle località sciistiche permane, le massime arriveranno a 10-11 gradi, quindi domani il freddo si intensificherà, dopodomani il freddo si mantiene, diciamo così, temperature dallo 0 a 10-12 gradi in tutta la regione, quindi le minime sono abbastanza basse. Se non ci sono aggiornamenti, io vi ringrazio, aggiorniamo e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale, la prima, la prossima alle 13.30. Grazie ancora su Telemia, sul canale 76 del Digitale Terrestre. Non dimenticate il numerino se volete continuare a seguirci. Buona Questo programma è presentato da...